Benvenuti al Festival del Medioevo, benvenuti alla tavola rotonda del web. Non abbiamo una tavola rotonda, provvederemo il prossimo anno, abbiamo un tavolone quadrato, anzi rettangolare, non quadrato, e abbiamo questi nostri ospiti, questi cavalieri del web. Naturalmente questo argomento, quest'anno noi abbiamo voluto solo toccare fugacemente l'argomento del web, che invece è molto importante, e contiamo di sviluppare nelle prossime edizioni meglio questa sezione, che a nostro avviso è fondamentale. Abbiamo invitato alcune delle realtà più importanti, a nostro avviso, del Medioevo sul web in Italia. E quindi questo nostro incontro vuole essere solo una rapida presentazione, magari li conoscete già, però ci fa piacere che si ripresentino a noi. Come succede anche tra i cavalieri della tavola rotonda, c'è, non so chi sia il cavaliere più anziano, però il cavaliere del web, decano, nel senso dell'età, perché poi il più anziano vedremo che forse è un altro, non lo so, ce lo dirà lui, è Maurizio Calì, Italia medievale. Maurizio. Forse Italia medievale ce lo spiega lui. Molti di voi lo sapete, perché tra l'altro devo ringraziare Maurizio Calì, perché l'idea del Festa del Medioevo è nata anche in collaborazione con Italia Medievale, e quindi è un nostro partner. Ma tu... Quindi Italia Medievale è un progetto nato nel 2002, quindi decani parecchio, perché ormai ci avviamo al quindicennio, ed è subito stato un progetto pensato e studiato anche per il web, perché secondo noi quello che mancava era la divulgazione. Quindi fondamentalmente noi facciamo divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Medioevo italiano. È la cosa che ci interessa di più, perché pensiamo che un paese come il nostro, con tutto quello che ha collegabile e collegato al Medioevo, dal punto di vista della bellezza e dal punto di vista del richiamo turistico, dovrebbe scommetterci un po' di più di quello che avviene. Io cerco di essere delicato, ma la penso in maniera molto più drastica di così, e sono profondamente convinto che il Medioevo italiano sia uno dei più forti attrattori turistici del nostro paese. Premetto che Italia Medievale non ha nessuna nostalgia del Medioevo. Io non potrei vivere nel Medioevo, perché sono nato comodo, e credo che tutti noi siamo nati comodi e non potremmo farcela senza l'ascensore, la macchina, il telefono, il cellulare, il web e le comodità della modernità. Penso però che noi abbiamo un'eredità che nessuno di noi si è meritata, e che ci ritroviamo nostro malgrado, e non ce ne rendiamo conto, ci viviamo in mezzo. In ogni città italiana, in ogni piccolo comune, in ogni borgo c'è qualcosa che merita di essere fatto conoscere e che il mondo intero ci invidia, e che correrebbe a visitarlo se qualcuno gli spiegasse dov'è, come arrivarci, dove andare a mangiare, dove andare a dormire. Quindi il Medioevo è un contenitore nel quale possono entrare tutti gli aspetti della vita di un turista e delle persone: l'enogastronomia, la letteratura, l'arte, la bellezza. E con la nostra modesta presenza noi cerchiamo di fare questo, cerchiamo di dire che senza nostalgie per il passato noi siamo per il Medioevo del presente, per il Medioevo vivente, per quello che si può andare ad ammirare, per quello che si può respirare in luoghi come Gubbio, che ne è uno degli esempi più lampanti e più evidenti. Detto questo, io concludo dicendo www.italiamedievale.org. Grazie. Naturalmente piacere che sia qui con noi Nicola Bergamo, perché Nicola Bergamo è il fondatore, l'ideatore, l'amministratore del primo sito di storia bizantina in Italia, www, lo dico io, www.imperobizantino.it, 2003. Allora, salve a tutti, io mi chiamo Nicola Bergamo, come vi è stato detto, e come sento a proposito degli accenti, dei cognomi, sento il mio accento tipicamente veneziano, veneto, insomma, sono di quella zona lì. E sono stato il fondatore dell'unico per ora sito, non so se ci sono altre pari di imitazioni, ma comunque l'unico sito che tratta di storia bizantina. Il progetto è nato nel 2003, il 2 ottobre precisamente, quindi anche noi siamo vicini
ha una data importante. E perché è stato creato? Adesso, al tempo, a proposito del Medioevo, che parlava appunto poc'anzi l'amico Maurizio, che si parla di epoca buia, pensate, nel Medioevo c'era un'epoca buia, e il buio, del più buio del buio, è l'Impero Bizantino. L'Impero Bizantino è considerato proprio, già addirittura l'accezione della parola bizantino nel vocabolario della lingua italiana significa qualcosa di oltremodo prolisso, se non ricordo male. Quindi pensate, io come sono dovuto partire in un momento in cui il web era poco funzionale, in cui non esisteva Wikipedia, grazie a Dio, lo dico e non mi vergogno di dirlo. E siamo partiti così e si è evoluto in una maniera incredibile, e in pochi anni, dopo casomai se avrò tempo farò vedere delle slide per vedere anche l'evoluzione del sito. Ma all'inizio c'è stata la prima fase appunto del web nel 2003, perché io mi occupo anche di sistemi informatici, quindi era il fatto che fosse una questione di connettività lenta, nel senso, adesso siamo tutti abituati per il cellulare, qui naviga con una discreta velocità. Un tempo, nel 2003, ovviamente, la navigazione era molto, molto, molto lenta. Allora, questi sono il CMS, che è il sistema che permetteva appunto al sito web di essere appunto dinamico, perché utilizza un linguaggio diverso, insomma. E la prima versione ha usato il sistema PHP Nuke, che permetteva l'inserimento anche di applicativi diversi all'interno della pagina. All'inizio, in poco tempo, in giro di un anno e mezzo, il sito ha avuto un boom di iscritti che, per essere storia bizantina, quindi parliamo di cose, cioè dell'elite, della parte più bassa della storia del Medioevo, insomma, persone che conoscevano l'impero bizantino erano già poche, quindi un numero così alto era comunque interessante. Divenne appunto in breve tempo quello che era l'unico punto di riferimento della storia bizantina, e oltretutto noi ci avevamo messi in testa di, come ha detto appunto Maurizio, infatti la nostra comunione di intenti è molto simile, di divulgare la storia bizantina, e hanno iniziato ad aderire al nostro progetto. I primi due che hanno creduto al sito di Impero Bizantino sono stati, che ricordo bene, Giorgio Ravegnani dell'Università di Venezia e il professor Maltese dell'Università di Torino. Abbiamo il sito, che comunque è un punto di riferimento continuo, la nostra pagina Facebook ha un discreto numero di followers, anche se ovviamente non ne possiamo dire grandi numeri perché la nostra storia è così, e abbiamo circa 200 visite al giorno, che insomma non è una cosa malvagia, insomma, per un sito di storia. Grazie, avete visto anche l'evoluzione del web, no? Come tutto è molto veloce e cambia tutto velocemente, anche grazie poi all'avvento dei social. Adesso ci arriveremo, perché mi ci hanno mandato, ecco, a questo punto di vista. È il, come si dice in gergo tecnico, il sito mondimedievali.net nasce come storiamedievale.net maggio 2000, quindi a differenza di Calì, che non ha voluto dire, come fanno giustamente le donne di una certa importanza, l'anno di nascita, quindi noi ha fatto bene. Nasciamo nel maggio 2000, io ero studente universitario e mi ricordo che era durante la biennalizzazione dell'esame di storia medievale, mentre il professor Licinio faceva un corso proprio su internet, il Medioevo, lo studio di reti medievali, mi ricordo anche il saggio di Andrea Zorzi, in tal senso che ebbe l'idea di mettere su questo sito internet, che doveva essere il sito internet per gli studenti, per poter dare materiale per gli esami o comunicazione col docente. Poi pian pianino è diventato qualcosa di notevole, è un sito che ad oggi ha mondimedievali.net 7332 pagine al primo ottobre, recensisce circa 8256 castelli, non soltanto italiani ma anche europei, asiatici e africani, e gli 8000 sono quelli italiani, strutture fortificate, c'è anche un glossario delle strutture, c'è anche qualche collaboratore, perché qui ci sono diversi collaboratori del sito. È un sito che è ancora in espansione, non ci sono pubblicità, non c'è, è anche abbastanza rudimentale da un certo punto di vista, perché comunque è un sito che serve più per la consultazione. Velocemente, il professor Licinio è uno studioso di castelli, di masserie, di strutture fortificate, e quindi gran parte della pagina, delle pagine che trovate sono su questo, però trovate anche
recensiti 3213 film che trattano del Medioevo, 1759 film sui vampiri. Sui vampiri è la, c'è una rubrica nuovissima che è Il vampiro che venne dal freddo, che sono tutti quanti film sui vampiri dei paesi scandinavi, che sono una figata unica, come posso dire, anche se sono quasi un trasfondo erotico, però sono forse per quello, vabbè. No, ma perché anche questo è uno stereotipo su Dracula, che allora bisogna... magari facciamo rivedere qualcosa, allora no, non li ho portati. Però ecco, e chiudo, professor Licinio, e anche noi abbiamo un bellissimo ricordo che i primissimi anni della nostra esperienza con mondi medievali, con Vampiria, che era il capitolo dedicato ai vampiri, ci arrivò una mail di tal Christopher Lee. Una mail di Christopher Lee, tutti quanti lo conoscono per Saruman del Signore degli Anelli, ma Christopher Lee è Dracula, dopo Bela Lugosi è Christopher Lee, come il massimo. E lui ci faceva i complimenti perché ha detto, scriveva, professore, come può ben sapere, io ho una passione per questo personaggio, è una croce che mi porto dietro. E lui disse, sto scoprendo film che non conoscevo neanche dal suo sito, io la ringrazio, ne sono grato. E quindi questa mese siamo rimasti, perché davvero, cioè, un gigante come Christopher Lee che ci scrive per ringraziare la nostra attività. Beh, io invito il pubblico a un saluto, un applauso al professor Licinio. Questo festival dedica molto spazio ai medievalismi e ne darà sempre di più. Voi siete stati molto bravi e noi siamo particolarmente contenti di ospitarvi qui a Gubbio, però presentatevi velocemente perché è un'esperienza insolita e interessante. Allora, inizio io con una breve introduzione e poi, se il tempo lo permette, passo la parola a Davide. Cos'è Medievi? Innanzitutto è una pagina Facebook, quindi ci poniamo nella fase finale, no, del passaggio ai social. È una pagina Facebook che potrebbe a una prima occhiata, appunto, sembrare parlare di Medioevo. Tecnicamente non è così. Medievi, come diceva Federico, parla di medievalismo, e mi rivolgo adesso in particolare ai ragazzi o ai meno addetti ai lavori. È sempre un po' difficile far passare questa differenza, no? Tra il Medioevo, la medievistica, che è la disciplina che studia il Medioevo, e il medievalismo. Diciamo, cos'è il medievalismo? Il medievalismo, questa è la pagina Wikipedia che io e Davide abbiamo curato e scritto, che al momento non è stata ancora stravolta, per fortuna. E medievalismo è la... Lo dico prima in accademichemese, non so neanche se è una parola, e poi in soldoni. È la ricezione, l'uso, la rappresentazione post-medievale del Medioevo in ogni suo aspetto. Tradotto, che vuol dire? I film, come diceva Giuseppe, le serie TV, l'arte, le rievocazioni storiche, la politica, l'uso importante che la politica fa, anche se non può sembrare a un occhio superficiale, dell'immaginario medievale, che poi in particolare il nostro ambito di ricerca mio e di Davide. Non mancano quindi i post sul cinema, la televisione e il Medioevo, quindi il rapporto tra, ad esempio, il Trono di Spade, le fonti medievali e l'immaginario sia fantastico che anche politico che evocano, oppure serie TV più pop come questa Stranger Things, nel quale il mostro pare tratto appunto da una novella di Boccaccio. Sull'architettura neomedievali abbiamo fatto post su Pierrefonds, Carcassonne, castelli tedeschi dell'Inghilterra, eccetera eccetera. La letteratura, Tolkien, questo è un post su Tolkien e la Grande Guerra, che ha fatto molti like perché Tolkien piace a tutti. Questa è una carta dell'Europa che raccoglie un po' di stereotipi. Intervengo brevemente, interrompo Davide, perché noi abbiamo postato questa mappa qualche giorno fa, in cui, se vedete, sull'Italia centrale c'è l'Inquisizione. Il nostro commento era: una mappa sugli stereotipi, quindi l'abbiamo dichiarata, che si sono
come dire, stratificati in secoli e secoli di storiografia, cinema, eccetera. No, è ovvio che l'Italia centrale non era solo Inquisizione. Ovviamente, però questo è un fenomeno comune anche a chi parlerà dopo di noi, il saputello sotto faceva, ma l'Inquisizione non è solamente un fenomeno italiano, anzi in Italia ha avuto significati diversi, eccetera. Il medievalismo politico, ovvero il modo in cui, dicevo prima, la politica attuale, non solo il medievalismo politico nasce nell'Ottocento con il Romanticismo, ma ne parlerà il professor Di Carpegna Falconieri, come la politica attuale utilizza l'immaginario medievale per legittimarsi nella propria propaganda attuale. Nella vostra sinistra vedete un esempio recentissimo, presidente Kadyrov, presidente ceceno, che si presenta in armatura medievale con tanti risvolti politici, simbolici dietro. Concludiamo con tre screenshot di tre articoli molto importanti secondo noi. Il medievalismo è molto studiato nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti, dove nasce come disciplina e dove negli ultimi anni è nato un dibattito. Cioè, il medievista storico, storico dell'arte, archeologo, filologo, qualsiasi studioso si occupi del Medioevo, deve parlare di prodotti pop, in questo caso di Game of Thrones. C'è chi sostiene che no, basta, non dobbiamo parlarne, non dobbiamo legittimare questa paccottiglia. C'è chi invece dice no, dobbiamo parlarne, perché proprio attraverso uno studio di come il Medioevo viene rappresentato possiamo parlare di Medioevo, possiamo in qualche modo far uscire una disciplina anche dalle aule. Richard Dulles è un nome sconosciuto a molti, è uno dei più grandi studiosi di medievalismo negli Stati Uniti, che dice: medievisti, non siate snob. Feudalesimo e libertà. Feudalesimo e libertà. Allora, saldo nel buio, vai. Sì, adesso appena a parte la presentazione inizieremo. Saluti a tutti, per noi è una presenza inedita in questo tipo di eventi, quindi ci perdonerete se siamo un po' emozionati, insomma, nonostante tutto. Senza indugiare oltre, ci presentiamo a chi non ci conosce. Allora, Feudalesimo e Libertà nasce sul finire dell'anno Domini 2012 come risposta politica ai partiti attuali. Si trovava in piena campagna elettorale per le ultime elezioni politiche che si sono tenute nel nostro paese e c'era un abuso, diciamo, di partiti che utilizzavano il termine libertà. Per cui anche noi abbiamo detto, beh, per noi che siamo invece nostalgici del Medioevo, mi dispiace per il mestiere qua sulla mia destra non sia d'accordo, ma noi invece siamo nostalgici, per cui abbiamo fondato il nostro partito politico chiamandolo appunto Feudalesimo e Libertà. E quindi questo è il nostro principale strumento di propaganda filo imperiale, si chiama la nostra pagina di Muso Liber, questa è la prima anteprima per la nostra copertina per la vittoria, per il raggiungimento e il conseguimento dei 500 miglia sodali. Prego. Quindi, siccome Feudalesimo e Libertà parte come risposta politica, allora vediamo un po' di manifesti elettorali di attualità sui temi scottanti e caldi di questi tempi. Ad esempio, abbiamo proposto da poco, visto che il nostro premier parlava di ponte sullo stretto di Messina, abbiamo proposto qualcosa di più utile, ossia un ponte che vada da Messina a Gerusalemme. Quindi mai più ponti in calcestruzzo, ma qualcosa in legno con cui si possano poi recuperare i denari spesi con i saccheggi e quindi le vere grandi opere che sono utili per il nostro paese. Poi una carrellata veloce in politica estera, perché sì, è importante anche quella. Fuori dall'Unione Europea noi siamo per l'impero carolingio che riunisca solo questi stati. Poi, è un'Europa non allargatissima, cioè, larga ma non larghissima. È soprattutto unita senza la Spagna che non ci serve. Ci penserà Carlo V poi a mettere anche quello. La Venezia è fuori.
costume in società, perché oltre alla politica noi parliamo, critichiamo i costumi attuali. Questo manifesto che abbiamo fatto contro l'olio di palma, che causa la costruzione dei saraceni, e questo, visto che qua sono presenti molti studenti, allora abbiamo pensato di proporre la nostra posizione sulle scuole. Quindi insomma, ci dispiace che alcuni studenti siano venuti qua anziché essere nei campi a zappare, a spalare il letame delle bestie. Quindi ora che tornate in classe spezzate il lapis, prendete la zappa in mano. Come avete veduto, abbiamo usato in questa prima fase il Medioevo per raccontare la modernità. Ma cosa succede se invece usassimo la modernità per parlare del Medioevo, e quindi come i sodali di Medioevo per raccontare il passato? Andiamo avanti. Esordiamo con una cantica ben nota ai giovani di questa estate. Abbiamo quindi elaborato il ritornello ridondante di questo noto cantore per un più utile impiego. Andiamo avanti. Poi, facendoci forti delle ultime efficacissime propagande per la fertilità, abbiamo fatto la nostra versione della locandina, dove esaltiamo gli ordini cavallereschi e i crociati come buone abitudini da promuovere, mentre invece l'odiato saraceno e il moro, che infatti ci guarda con scherno, come cattiva compagnia che è bene che l'uomo pio abbandoni. Fatti stili di vita corretti per difendere il Santo Sepolcro, e magari, se rimane tempo, anche spargere il seme latino nei regni d'Oriente. Andiamo avanti. Come ogni buon partito che si rispetti, andiamo a concludere per stare nei tempi. Abbiamo un reparto stampa e propaganda. In occasione della Brexit annunciamo la reinvasione, anzi, la risalita sul trono di Haroldo II, e quindi il pronto intervento normanno sul territorio britannico. Però comunque non trattiamo solo le questioni serie, come avete visto. Ah sì, abbiamo anche un commento a caldo di Giovanna d'Arco più avanti. Insomma, come vedete, è un Medioevo molto liquido. Un Medioevo molto liquido che vede molti periodi storici accavallarsi fra di loro. Non parliamo solo di attualità, ma anche delle facezie. Quindi abbiamo la rivista per la donna feudale, quindi dei vari consigli per una donna per divenire una buona cortigiana, una buona contadina. Ma non ci dimentichiamo nemmeno dell'uomo. Andiamo avanti. Abbiamo anche le notizie del noto giornale Homini Salus, quindi come divenire dei uomini temprati. Suggerisco l'articolo di Arnoldo d'Austria, che si tiene in forma stirando un manichè ogni mattina. Oppure, se per chi vuole risparmiare qualcosa, andrebbe alle terme, consigliamo invece di approssimarsi a un forno di calce. Che dentro il tuo fisico presso un forno di calce, va bene. Quindi con questo andiamo a concludere, speriamo di essere rimasti nei tempi. Vi ringraziamo tutti quanti. Sei rimasto nei tempi, ma è necessario spiegarlo, anche se in realtà evidentemente appunto il fatto di aver fatto un festival del Medioevo ha intercettato una serie di elementi che avevano bisogno di essere uniti anche in un contesto del genere. Il Medioevo è tra noi e prima appunto sono state fatte alcune considerazioni sulla, come dire, scollamento che ci può essere in alcuni casi tra l'Accademia e un uso del Medioevo che l'Accademia in alcuni casi forse non comprende appieno, no? In realtà, come dice anche, come sostiene anche Tommaso di Carpegna, già più volte citato, adesso speriamo che arrivi, ma sta arrivando, in realtà uno studioso medievista, secondo noi, secondo me, secondo lui, penso di poterlo dire, non può esimersi anche da interessarsi alla percezione contemporanea del Medioevo, Tobardi, Menestrelli e così via. Francesco Benozzo è, lo dobbiamo dire assolutamente, perché in realtà appunto è stato candidato, ha avuto una candidatura popolare al premio Nobel, grazie al Pen Club internazionale spagnolo l'anno scorso e anche quest'anno, ma quest'anno è stato acclamato, ha vinto dal punto di vista del popolo che vota. Dal punto di vista dei voti. Sì.
ed è una cosa che è ufficializzata, un premio Nobel del Medioevo, una cosa che è ufficializzata sul sito del mondo, quindi c'è un movimento adesso, però questa è una cosa bellissima e importante che ci rende conto appunto del fatto che poi questo Medioevo tra noi, anche se poi adesso penso che ce lo dirà meglio lui, e non è che lui faccia del medievalismo assolutamente, lui fa il bardo, e fa il bardo contemporaneo. E allora abbiamo lui, abbiamo Igor Santos Saladar, che è come me un medievista, noi non abbiamo competenze così straordinarie come appunto quella relativa alla pacetica, siamo medievisti entrambi, io più sul basso medioevo, lui è un alto medievista, si interessa dell'organizzazione territoriale anche in un'ottica comparativa tra la Spagna, l'Italia e l'Inghilterra, e quando dico organizzazione territoriale intendo comunque anche un'analisi sulla genesi delle strutture territoriali nelle quali noi tuttora ci troviamo a operare, quindi in senso molto ampio. E Francesco Benozzo è anche appunto un professore all'Università di Bologna, insegna filologia romanza ed è uno specialista di filologia romanza e di etnofilologia. Ma diciamo che il mio punto di partenza, quando sono anche come professionista di fronte a un testo poetico delle origini, delle cosiddette origini, cioè o dell'alto medioevo, come mi sono occupato di antichi poemi gallesi o irlandesi, o del pieno medioevo, quindi la mia zona specialistica accademica, quindi antico francese, i testi, i trovatori occitani, eccetera. Il mio punto di partenza per istinto è sempre quello di percepire questi testi come tracce di qualcos'altro, non come origine di qualcosa, anzi spesso a lezione dico agli studenti che, a contrario di quanto si dilegge sui manuali, le prime attestazioni della nostra poesia, quindi i primi trovatori, le canzoni di gesta antico francesi, la chanson d'Avolane, eccetera, non sono la nascita di una letteratura, sono la morte di una letteratura. Nasce poi qualcos'altro che è un ibrido diverso, però nella mia visione, che penso di aver argomentato anche in alcuni studi di etnofilologia comparata, queste prime attestazioni scritte della nostra epoca, e quindi possiamo parlare anche tranquillamente di quelle bardiche, cioè quelle celtiche del VI-VII secolo, non sono altro che dei crocevia, cioè delle possibilità in cui degli strati di memoria precedenti, a mio parere millenari e preistorici, ma qui si può discutere, sono arrivati fino a noi ricodificandosi in forme scritte anche. Quindi, per rispondere alla tua domanda, nella mia idea la tradizione è qualcosa di incessante, che non è mai terminata ed è un continuum, è una qualcosa legata alla continuità, rispetto alla quale le attestazioni con cui abbiamo a che fare sono dei semplici scogli o fari di orientamento in un mare che noi non percepiremo mai, anche perché sappiamo tutti a livello professionale che il testo scritto per il Medioevo in particolare è un'anomalia, lo è perché il Medioevo è il regno del gesto e della voce, e lo è anche perché molti di questi manoscritti sono andati perduti. È un menestrello, e perché per esempio appunto De André è il nostro menestrello, perché poi chiama il Medioevo, ama molto anche De André di solito, è abbastanza conseguenziale. E io fondamentalmente sarò molto breve, perché ovviamente siamo tutti qua riuniti per sentire lui che suona, che è veramente un grande contributo di questa ora, è questo. Ma penso che anche da quello che ha detto Francesco, da quello che ha detto Benozzo, sia chiaro questo approccio che ha avuto una certa tradizione medievistica sin dall'Ottocento, che è quella che tende ad ingabbiare e ad etichettare tutto quello che è rimasto, soprattutto nella creazione artistica, nella creazione letteraria, dei secoli del Medioevo. E così certe canzoni riguardano certi autori, certi personaggi sono più conosciuti degli altri perché hanno tutta un'aura quasi pseudomitologica attorno, come può essere Guglielmo di Aquitania, e poi però quando uno conduce uno scavo archeologico o filologico che sia, si rende conto che questa realtà è molto più fluida, è molto più antica, è una sorta di oceano che non finisce mai di sbattere contro le rocce, no? Per usare immagini che sono care allo stesso Benozzo, e che l'Accademia sin dall'Ottocento, in una gara continua con le altre accademie che sono sempre nell'Ottocento e nella costruzione degli stati ottocenteschi, tende sempre di sottolineare il personaggio, il
l'autore, la creazione di un paese, come se fosse questo quello che spiega la forza diplomatica, politica e militare di quel paese in quel momento determinato, quando si produce questa sorta di manipolazione, questa manipolazione evidente, no? Ed è questa volontà di ingabbiare, di etichettare, di ridurre tutto al personalismo, una questione che ancora oggi è molto presente. Basta pensare al dibattito sulla identità di Elena Ferrante, no? Che è presente oggi anche nei quotidiani. E questo penso che sia un grosso errore metodologico, poiché non sempre tutto si può ridurre all'ego. E fondamentalmente, quando noi ci occupiamo di tempi così risalenti come quelli dell'Alto Medioevo o del Medioevo, non siamo se non spettatori di un panorama che è andato per lo più perduto, che è difficilmente riducibile a un panorama molto composito e molto articolato, e che dobbiamo interpretare per quello che era: uno spazio di grande libertà creativa che solo in parte è stato salvato dai monaci negli scriptoria e che fluisce nel tempo e che non si perde mai, come ha dimostrato e come dimostrano gli etnofilologi, tramite lo studio dei canti popolari odierni in tutta l'Europa orientale, occidentale, cristiana, non cristiana, eccetera. Quindi questa è un'ipotesi del Drenien, del Vesa Drenien, con attaccata alla melodia bretone da cui poi l'ho presa. Thank you.
E finalmente l'università, dopo molto tempo, è riuscita a capire la necessità assoluta di permettere che ci sia relazione e interscambio tra quello che si fa all'università e poi il mondo che deve avere a che fare con la ricerca. Come ha fatto? Ha fatto questa operazione semplicemente cambiando il nome a ciò che prima si chiamava divulgazione. È divertente. Cioè, abbiamo finalmente trovato la parolina d'oro, che infatti è sulla bocca di tutti gli universitari in questo momento, che permette di dire, oh che bello, finalmente facciamo una cosa che serve, che è necessaria. Allora comunico a tutto il mondo che non si chiama più divulgazione, ma si chiama terza missione. Voi andate a vedere che cos'è la terza missione. Una guerra stellare. Esattamente. Primo, secondo e terzo. Primo settore, secondo settore, terzo settore. L'università ha sempre avuto didattica e ricerca, adesso ha didattica, ricerca e terza missione, cioè trasmissione del sapere verso l'esterno. Finalmente, diciamo, abbiamo raggiunto questo. Volevo parlare anche il terziario avanzato. Terziario avanzato. Chiudo dicendo soltanto quanto è indispensabile che la terza missione coinvolga soprattutto le discipline umanistiche, nelle quali il contatto con la società è addirittura costituente, è fondante, mentre l'ingegnere può fare a meno, diciamo, di spiegare quello che sta facendo. Lo storico non può fare a meno di spiegare quello che sta facendo, perché se elimina questa fase ulteriore, il suo mestiere diventa un mestiere del tutto inutile. È quello che si trasforma nell'erudizione, cioè nella macchina che gira da sola, nel sapere per il sapere. Allora, in questo caso noi ci siamo divertiti molto con le cronache dal Medioevo e secondo me l'esperimento è ben riuscito, decisamente, anche, chiedo conferma, anche per la quantità di ascolti, è vero? È andata piuttosto bene, sta andando piuttosto bene. Assolutamente, ne siamo molto molto contenti. No, soltanto per fare una chiosa poi vorrei lasciare la parola a Cristoforo, sì, che è l'autore di cronache, rispetto a questo alla terza missione, ovvero sia il rapporto tra la ricerca e la divulgazione, è sempre stato nei nostri pensieri di una rete di servizio pubblico. Mentre Cade tira fuori la spada e l'ammazza. Una rissa da teppisti del 1379, questa è l'immagine che si ha. La cosa potrebbe essere derubricata, no? Il coroner, diciamo, il coroner del tempo, potrebbe derubricare il tutto come un episodio tragico che pone la fine ad un personaggio importante, ma si può chiudere qua. Sappiamo che sono gli assassini, li mettiamo in prigione e finisce. No, c'è un problema, perché il re si incazza parecchio. Perché? Perché ha avuto un rapporto diretto con Gian Imperiale a cui ha dato salvacondotto. Quindi nel momento in cui viene colpito il signor Gian Imperiale, indirettamente viene colpita sua maestà. È un delitto di lesa maestà, perché viene colpito una persona favorita dal re. Il che scatena una cosa che coinvolge la House of Commons, con una polemica diretta fra vari personaggi che intervengono alla questione, e si arriva al processo, dove il re fa la parte esterna, quello di dire anche io sono stato colpito in questa situazione. Quindi tutti quanti si aspetterebbero un processo contro gli assassini. Il processo parte. Si sentono i vari testimoni, in un contesto giuridico molto più moderno di tutto il resto dell'Europa medievale dal momento, e alla fine i giurati decidono e dicono: Krieg e Bialgor sono innocenti, hanno agito per legittima difesa, quindi scarcerateli. A quel punto il re perde proprio il senno,
e dice: beh, no, non si può fare questa cosa qui. Questi due vanno in galera alla Torre di Londra perché comunque c'è il reato di lesa maestà. Derubrichiamo l'assassino, ma il reato di lesa maestà resta. A questo punto la storia finisce qui, crederete voi? E invece no, c'è un retroscena fantastico, perché circa 2 anni dopo, mentre Crickby viene impiccato per altri motivi, perché doveva essere un fedentone di prima forza, Crickby bussa alla porta della cella e dice: voglio parlare col giudice. Il giudice va lì, dice: che cosa ci vuoi dire? Io devo confessare una cosa importante. Guarda che è una storia vera, non mi sto raccontando una favola. Vi devo raccontare una cosa importante. La morte di Gianni Imperiale, volete sapere com'è andata veramente? E non è stato un caso che eravamo là. Siamo stati pagati. C'è qualcuno che ci ha messo i soldi. Siamo stati sicari di una situazione. E fa i nomi dei 4 principali mercanti sulla piazza di Londra inglese. Vi parleremo del Mediterraneo come frontiera mobile. Che cosa vuol dire frontiera mobile? Vuol dire il Mediterraneo come frontiera mobile di culture che si scambiano in continuazione informazioni, e non solo traffici, commerci, guerre e così via. E che questo scambio di informazioni avviene attraverso uno strumento linguistico fondamentale, che è principalmente la traduzione linguistica. Poi ci sono altre forme di traduzioni che vedremo, traduzioni dell'Orfeo che gira per tutta l'Europa e ritorna poi nell'isola e poi ritorna di nuovo in Europa, oppure traduzioni di altri strumenti, ma principalmente sono traduzioni di testi, sostanzialmente sono traduzioni di testi che contribuiscono a strato dopo strato, secolo dopo secolo, a partire dalla tarda antichità sostanzialmente, fissiamo come data al 525, la chiusura della scuola di Atene, contribuiscono, vi dicevo, a formare questa frontiera mobile che purtroppo oggi si irrigidisce in muri materiali e in muri burocratici, e che invece in quel medioevo inteso in maniera così rigida dal senso comune o dal luogo comune o dal pregiudizio comune, tali non erano, erano proprio morbidi, permeabili, erano proprio confini, e attraverso i confini passavano i testi grazie alle traduzioni. Appunto, si è preso la parte del poliziotto buono, cioè ha parlato di Abelardo, del dialogo, di Federico II, eccetera. Io devo fare il poliziotto cattivo, cioè, però poi ci sarà il lieto fine, brevemente. Mentre Abelardo appunto cerca un dialogo tra il giudeo, il cristiano, il filosofo, eccetera, atteggiamento diverso ha invece, almeno apparentemente, un suo discepolo, cioè Pietro il Venerabile. Ora, Pietro il Venerabile è colui che ha realizzato quella serie di testi che è stata raccolta poi nella collezione toletana, cioè una traduzione del Corano in latino, che fa fare a Roberto di Ketton, ermano di Carinzia, e anche a un Muhammad di cui non si sa altro, ma che evidentemente doveva essere l'esperto di arabo. E, nel caso di Pietro il Venerabile, però, l'intento non è chiaramente quello della ricostruzione filologica. Non vuole ricostruire per sapere, ma per distruggere un sapere che non è considerato tale. E lo dice anche apertamente, nel senso che in questo Liber contra sectam sive eresim saracenorum, quindi il libro contro la setta o l'eresia dei saraceni, scrive: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dell'unico onnipotente vero Dio, Pietro, gallo di nazione per fede cristiana, per carica abate di coloro che sono detti monaci, agli arabi figli di Ismaele che osservano la legge di colui che è detto Maometto. Sembra una cosa prodigiosa, forse anche lo è, che un uomo che vive così lontano da voi, diverso per lingua, distante per la professione di fede, straniero per vite e costumi, quindi denuncia in qualche modo la distanza, che non ho mai visto, scriva a uomini che vivono in Oriente o a Mezzogiorno, che non ho mai visto e che forse non mi vedranno mai, per aggredirli con la parola. Ma questa aggressione, dice Pietro, vi aggredisco, aggiungo, non come spesso i nostri fanno con le armi, ma con le parole, non con la forza, ma con la ragione, non con odio, ma con amore.
siamo ancora di fronte a una tradizione che ha questo intento, cioè l'intento apologetico di una fede contro un'altra, però siamo già di fronte anche a un atteggiamento che per fare questo ha bisogno di leggere il testo, che non si limita a maledire, diciamo così, ma chi invece vuole conoscere. Conoscere per confutare, per carità, per dimostrarne la falsità, però in ogni caso appunto di, per conoscerlo. Io credo che spiegare o dire, accennare a perché l'Islam è religione dell'Occidente, in un certo modo l'hanno detto già i miei colleghi prima di me. Hanno parlato forse più di Islam che di Occidente, e avendo parlato più di Islam che di Occidente nella Translatio Studiorum, nel processo delle traduzioni, eccetera, vi hanno già detto in qualche modo perché l'Islam è religione dell'Occidente. Io veramente avevo in mente un'altra cosa, però siccome poi anche qui il tempo... dunque, io comincerò facendo 4 agganci a cose che hanno detto Riccardo e Roberto prima di me, poi taglio una parte che avevo in mente di dire facendo... adesso casomai poste a dopo, una parte che avevo intenzione di dire relativamente a questa questione dell'Islam religione dell'Occidente, e mi soffermerò essenzialmente su 2 punti. Il primo punto è il paragone, che sostanzialmente consiste nei 2/3 del libro, un paragone comparativo osato, spero senza offendere nessuno, un paragone comparativo tra Gesù e Muhammad, tra Gesù e il profeta Muhammad. E l'altro punto è la questione del tardo antico, cioè che è una questione essenzialmente storiografica, ne hanno accennato Riccardo e Roberto prima di me, è una questione essenzialmente storiografica che riguarda però il palcoscenico in cui cristianesimo e Islam sarebbero nati, si sarebbero sviluppati. Perché sì, e poi in realtà le parole che da noi si usavano per parlare di loro, una certa influenza dell'ideologia crociata ce l'avevano ancora, anche se i turchi, come sapete, sono al centro del discorso piuttosto in un'epoca successiva. È vero che all'epoca delle crociate sono già turchi il grosso dei capi e dei guerrieri musulmani, e i nostri crociati lo sanno benissimo, spesso dicono i turchi, però si usa più spesso i saraceni al tempo delle crociate. E noi in fondo non facciamo tanta differenza, diciamo gli arabi. Poi invece c'è un momento nella nostra storia in cui, mettiamola così, usiamo il loro punto di vista, dal punto di vista dei nostri antenati, il nemico musulmano è incarnato decisamente dai turchi, dall'impero turco, o per dir meglio dall'impero ottomano. Quell'impero ottomano che nel 1453, come sapete tutti, con il sultano Mehmet II Fethi, il vincitore, il vittorioso, il conquistatore, conquista Costantinopoli, mette fine sul serio alla storia dell'impero romano, che bene o male fra mille trasformazioni era arrivato fin lì, e da inizio una storia che vede per secoli come grande potenza egemone nell'Europa sudorientale, nei Balcani, in Medio Oriente, in Nord Africa, l'impero ottomano, l'impero del sultano, con la capitale appunto a Costantinopoli, che oggi noi chiamiamo col nome turco popolare Istanbul, ma che in realtà nei documenti ufficiali del sultano continua a chiamarsi Costantinopoli, Costantiniglie, e vedremo anche perché. Allora, il tema di oggi è più o meno punti di vista dei nostri antenati su questa grande potenza orientale, musulmana, temuta, ma non solo temuta, come vedrete, e che in ogni caso però, temuta o no, era sentita proprio come, per usare un termine banale che si usa oggi, l'altro. Ecco, veramente l'alterità era rappresentata da quel mondo, agli occhi degli europei occidentali, cristiani, del 400, del 500, ancora del 600. A Venezia, dove non c'è uno che comanda, ma ci sono i patrizi,
c'è la Repubblica aristocratica, ci sono alcune migliaia di persone che comandano e si spartiscono tutto, gli uffici, le prebende, le pensioni, gli appalti e tutto quanto, e il popolo fa la fame in certi momenti. Quando il popolo fa la fame, viene da dire al popolo: è certo che se venisse, ricordate quando si diceva da venì baffone? Ecco, alla fine del Cinquecento gira a Venezia una poesia, una canzone in dialetto che si chiama Il lamento dei pescatori veneziani, in cui appunto i pescatori si lamentano che a Venezia si fa la fame, che i patrizi si prendono tutto, che i nobili si mangiano tutto, che per i poveri non c'è giustizia. E poi continua e dice: ma perché Dio, qui italianizzo leggermente il dialetto per chiarirci meglio, ma perché Dio non vuol che i tiran regna troppo in lo mondo, Dio non vuole che i tiranni comandino troppo, apparecchiao per far giustizia, apparecchiao, apparecchiato, ha preparato Dio per far giustizia, il turco, il gran soldan, il grande sultano, custughe zuffa quel che essi azzuffao, dove il verbo zuffar, acciuffare, vuol dire prendere. Se arriva il turco ai patrizi, gli riprende tutto quello che loro hanno rubato a noi. I veneziani a Costantinopoli spesso spiegano al governo veneziano, che non ci crede, che cosa difficile è trattare con i pascià, con i visir del governo ottomano, i quali non sono, come in tutto il mondo civile, principi e nobili che discendono da famiglie con tanti antenati e sono al potere perché sono nobili, che è il modo normale di fare le cose nei popoli civili. No, questi sono tutti figli di poveracci che il sultano ha fatto salire per merito. E gli ambasciatori veneziani dicono: che cosa orrenda, sapeste che roba dover trattare con questi che sono figli di pastori e se ne vantano dicendo che è solo grazie ai loro meriti si sono arrivati a quelle posizioni di potere. Alla battaglia di Lepanto la flotta veneziana è comandata da Sebastiano Venier, il quale in una sua lettera dice: sapeste che roba dover combattere con questi nemici che non conoscono principi né conti né cavalieri, niente, e da loro il primo venuto, se è bravo, diventa comandante della flotta. Questo è davvero il mondo alla rovescia, e agli occhi dei nostri antenati sembra un mondo pazzesco e scandaloso. Grazie. Pensate un po' a, all'Anselot, al Perceval, a quello che volete, e voi vi trovate già in un ambiente diverso. Se voi pensate per esempio a un romanzo che è stato veramente, fa parte delle nostre radici profonde, soprattutto italo-centrali, forse gli antenati Alessandro preferiscono il Cavaliere Errante e Tommaso Assaluzzo, ma noi siamo vissuti a colpi di Guerin Meschino, no? Di Andrea da Barberino, che peraltro a modo suo è un bellissimo romanzo, cioè non è bello come il Decameron, è bello in un'altra maniera, però è bello. E voi leggete i rapporti con i musulmani e voi trovate, a parte innamoramenti continui tra principi cristiani e principesse musulmane, qui ci sarebbe anche tutta una faccenda della questione sessuale del rapporto cristiani-musulmani, molto bella, molto intensa e interessante, ma sono cose che hanno toccato e non dico l'ambito, ma investito profondamente anche Torquato Tasso. Torquato Tasso non se lo leva dalla testa che i cristiani si innamorano delle saracene, i saraceni si innamorano delle cristiane, ed è del tutto normale. È una delle grandi forze che noi abbiamo a disposizione anche per superare questo nostro presente. Avete voglia di dire: sì, ma prima loro si devono levare il hijab di testa, sì, ma prima loro devono imparare la democrazia, sì, ma prima si devono lavare, o prima ci dobbiamo lavare noi, perché in fondo fra le molte cose che ci ha insegnato l'Islam è stata anche quella di lavarsi un po' meglio. State tranquilli, i ragazzi si vanno a scuola, e quando vanno a scuola si conoscono fra gente di sesso diverso, magari anche dello stesso sesso, perché no, chi se ne frega, e si vogliono bene, si innamorano e vanno in tasca a tutte le leghe e a tutte le casa pound del mondo. Perché si parla di un'amicizia? Si può parlare di un'amicizia
Al solito, le amicizie e le inimicizie sono evidentemente tutte relative. Parliamo della nostra Italia, della nostra Europa, delle nostre città, delle nostre Gubbio, delle nostre Firenze, e noi vediamo gente che si scanna. Quando l'antenato di Dante parte per la crociata, lo dice lui, no? O meglio, Dante racconta che lui glielo dice nel paradiso, poi seguitai l'imperatore Corrado. Vabbè, Corrado III non era imperatore, era soltanto re di Germania, Italia e Borgogna, perché non era andato a prendere la corona imperiale a Roma, quindi non si poteva chiamare imperatore. Ma Dante, da buon ghibellin fuggiasco, fra virgolette, quando scriveva questa cosa, lo chiamava imperatore, va bene. Mentre il conte Guido Guerra, non mi ricordo più i numeri perché i 15 hanno delle numerazioni complicatissime, per certuni era il terzo, per certuni era il quinto e il sesto, non importa. Il conte Guido Guerra, che viveva in quel momento, perché si chiamavano Guido Guerra quasi tutti, o a generazioni alternate, vive il tempo della seconda crociata, siamo a metà del XII secolo, lui parte per raggiungere il contingente del re di Germania Corrado, che nel frattempo se n'era già partito e aveva fatto la sua strada per incontrare il re di Francia Luigi VII, si odiavano, ma erano andati alla stessa crociata e va bene, i fiorentini ne approfittano immediatamente per assalire il Monte di Croce, che era un castello grosso modo dalle parti di Pontassieve, circa a un chilometro e mezzo dalla residenza dell'attuale Presidente del Consiglio, e lo distruggono, non il Presidente del Consiglio, il castello di Monte di Croce. E Corrado protesta, mentre il suo fedele va alla crociata, questi falsi cristiani, peggiori degli stessi saraceni, hanno in combutta senza dubbio col saraceno, hanno pugnalato alle spalle un fedele dell'imperatore e gli hanno distrutto un castello, e i fiorentini si beccano la scomunica. Modo di tradurre la parola crociate con l'espressione curuba salibia, guerre della croce letteralmente, perché i famosi cronisti medievali musulmani delle crociate, che hanno tanto interessato Gabrieli e anche Amin Maalouf, e noi conosciamo come entrambi hanno trattato queste pagine, non parlavano dei crociati, parlavano delle gesta dei loro principi contro questi assatanati che ogni tanto venivano dall'Occidente, non si capisce bene cosa volevano, qualcuno di loro si radicava, per esempio i principi che avevano occupato una zona fra la Siria e la Terra Santa, quello che noi chiamiamo il Regno Crociato di Gerusalemme. Il Regno Crociato di Gerusalemme, i principi musulmani e i loro cronisti lo conoscevano benissimo e sapevano anche che si trattava di gente strana, e ogni tanto qualcuno lo dice, più intelligente di questi cronisti arabi delle crociate, come li chiamiamo noi, che era il principe Usama, non Bin Laden, il nome è lo stesso, Usama Ibn Khidr, che ha scritto una cronaca assolutamente molto bella, deliziosa, anche molto divertente, era poi un soggetto da cui guardarci. Lui è stato protagonista negli anni 70 di un colpo di Stato che ha aperto l'Egitto, che era allora governato da una dinastia fatimide sciita, l'ha aperto al ministro, a uno dei ministri del sultano che stava a Baghdad, che era un po' il braccio secolare del califfo e che era un sultano turco, Selgiukide. Questo signore, che era un plenipotenziario per tutta la zona siriano-palestinese e poi anche egiziana del sultano di Baghdad, era Giuseppe figlio di Giobbe, Yusuf ibn Ayyub, che noi chiamiamo con l'italianizzazione del suo lakab, del suo nome onorifico, Salah ad-Din, la fortezza della fede, il Saladino.